Ok, benvenuti a tutti. Stasera facciamo il percorso dell'anima legato alla luna piena di questa sera. Iniziamo con una pulizia dei corpi energetici e una centratura. Iniziamo a strofinare i pugni. Lo facciamo per alcuni secondi. Dopodiché apriamo le mani, le mettiamo una di fronte all'altra e fanno dei movimenti oscillatori. Magari ci aiutiamo chiudendo gli occhi in modo tale da percepire meglio l'energia che si è creata tra le nostre mani. Abbiamo creato una bella sfera di luce. Una bella sfera di amore. Pronta a scaldarci e a illuminarci. Teniamo la spina dorsale bella dritta. La spina dorsale è la nostra antenna che ci permette di percepire le informazioni che arrivano dal cosmo e quindi è importante comunque tenerla bella dritta. Ampliamo le nostre percezioni. Sentiamo l'armonia e l'amore che ci circondano. Entriamo in connessione con la nostra parte divina. Con queste affermazioni mi connetto con le mie potenti energie divine. Io mi connetto con le mie potenti energie divine. Io sono nella mia anima. Salvezza globale e sviluppo armonico per tutti. Sentiamo e percepiamo le nuove energie che sono tutte attorno a noi. La cappa che ha un po' oppresso alcuni giorni di febbraio. Si sta alleggerendo sempre di più, sempre più velocemente. A febbraio è stato fatto ancora un grande lavoro di pulizia, di alleggerimento, di rilascio. Stiamo alleggerendo noi e i nostri corpi, per fare in modo di essere pronti in quinta dimensione. Sentiamo il contatto con il nostro corpo, percepiamo tutto ciò che ha da dirci, lo ascoltiamo e questo cerchiamo di farlo più volte al giorno possibile. Perché più ascoltiamo il nostro corpo, più percepiamo i messaggi che ci manda e percependo i messaggi che ci manda evitiamo poi di ammalarci. Il nostro corpo ci manda tantissime avvisaglie, tantissimi messaggi. Sono messaggi che ci aiutano a capire che stiamo facendo qualcosa non in linea con la nostra anima. E nel momento in cui poniamo attenzione a questi messaggi, riusciamo a raccogliere delle informazioni per capire, come possiamo ritornare ad allinearci al nostro. E quindi è sempre più importante, porre il centro,
su noi stessi, porre l'attenzione su noi, su ciò che proviamo, su ciò che sentiamo. E questo ci permette di fare un grande lavoro e ci renderemo conto che mano a mano che noi portiamo avanti comunque la nostra pulizia. A quel punto vedremo che gli effetti poi si vedono anche all'esterno, si vedono nel mondo. Quindi il lavoro che dobbiamo fare adesso è proprio cercare di non porre attenzione alle notizie esterne, perché possono comunque essere fonte di distrazione, ma concentrarci veramente su noi stessi. Identificare tutte le aree, tutti gli ambiti che ci creano comunque fastidio, rabbia, tristezza, rancore e andarli ad accogliere, ad abbracciare. E li ringraziamo per il grande insegnamento che ci danno e poi li lasciamo andare. E nuovamente, se abbiamo delle persone che ci urtano, che ci danno fastidio, che ci fanno arrabbiare, è importante mantenere la tranquillità, lasciare da parte il giudizio e mandargli luce e amore. E se non riusciamo a sentirlo, se non riusciamo comunque a provare quelle sensazioni di amore per questa persona che comunque ci attiva dei conflitti, a quel punto ciò che possiamo fare, possiamo pensare di mandargli amore e pensare di mandargli luce, anche se non lo percepiamo, anche se non lo sentiamo. Iniziamo a pensarlo, magari lo diciamo ad alta voce, magari lo scriviamo su un pezzo di carta, lo immaginiamo, immaginiamo noi che abbracciamo quella persona che ci irrita, ci urta. E vi assicuro che facendolo poi vedrete un cambiamento. Quindi diamoci la possibilità di lavorare con luce e amore. Questo non vuol dire non considerare l'ombra, non considerare la nostra parte oscura. Significa vederla, vederla con serenità, è una parte di noi. Fino adesso ha svolto il suo ruolo, adesso con l'evoluzione che abbiamo fatto, col percorso che abbiamo fatto fino a qua, siamo in tempo per abbracciare questa nostra parte oscura, ringraziarla e nuovamente lasciarla andare. Quindi ciò che stiamo facendo in questo percorso è integrare tutto, tutto e tutti. Quindi integrare tutto vuol dire integrare anche la parte oscura. Ricordiamoci che non c'è oscurità senza luce, nel senso l'oscurità è al servizio della luce. E quindi tutto ciò che ci capita è un accordo che è stato fatto tra noi e le altre anime prima di venire in questo mondo. Abbiamo fatto tutta una serie di accordi con le anime che più ci amavano per fare in modo che queste anime ci creassero in questa vita tutta una serie di conflitti, di contrasti, di difficoltà che sarebbero stati funzionali a noi per riuscire a sciogliere i nodi che servono alla nostra crescita. E quindi al fatto di prendere e integrare tutto. Quindi ogni volta che percepiamo un sentimento di conflitto, contrasto o altro, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire quel conflitto, quel contrasto, che messaggio ha per noi. È come con le malattie, la stessa cosa. Vuol dire che ci stiamo allontanando dalla sorgente, facciamo tutti parte della sorgente, tutto fa parte della sorgente, la sorgente integra tutto e più noi facciamo la stessa cosa, più
più riusciremo a fluire negli eventi, con meno resistenza poniamo e più vedremo che il cammino sarà facile. E quindi veramente ringraziamo tutte le persone, tutte quelle situazioni che ci fanno male o ci mettono in difficoltà, perché in realtà sono al nostro servizio. Sono comunque le anime che più ci amano e che si sono rese disponibili a fare magari per noi qualche azione che può essere anche sbagliata, quindi subendone poi le conseguenze in questa vita o nelle prossime. E l'hanno fatto perché ci amano tantissimo. Quindi iniziamo a mettere questa nuova ottica, nuova, dipende, per alcuni può essere nuova. Quindi mettiamo questa nuova ottica nel nostro quotidiano e nuovamente portiamo l'attenzione a noi, alle nostre emozioni. Cerchiamo comunque, anziché rincorrere le notizie esterne, cerchiamo di raccoglierci, di metterci in contatto, di fare qualcosa che ci piace, di contattare il nostro centro, il nostro sé, e cerchiamo di ricevere le informazioni da noi. Vedrete che mano a mano che ci predisponiamo in questa nuova modalità, riceveremo tante informazioni e a quel punto, se date dalla connessione col nostro sé superiore, quelle informazioni sono corrette. Adesso girano tantissime informazioni, alcune sono vere, altre sono false, sono tante quelle false, e quindi è per quello difficile in questo momento riuscire a discernere il giusto dallo sbagliato. E nuovamente, se magari sentite le varie canalizzazioni che vengono fatte, ponete estrema attenzione alla reazione che avete, a ogni singola parola che leggete o ascoltate. Nel momento in cui le canalizzazioni arrivano dagli esseri comunque di luce, dalle frequenze superiori, saranno comunque messaggi di amore che vi infonderanno amore, tranquillità, sicurezza, benessere, fiducia nel futuro e fiducia nel presente, fiducia del fatto di essere circondati da tante forze che ci sostengono in questo nostro percorso. E se invece vedete che comunque vi sorgono tutta una serie di sensazioni, paura, timore, angoscia, oppure vi rendete conto che siete stanchi, ok? Allora probabilmente quei messaggi non arrivano dall'astrale superiore, ma dall'astrale inferiore, e quindi facilmente non hanno apportato tante informazioni utili per noi, in genere comunque arrivano informazioni, cose che noi sappiamo già, dette, ridette, sentite e risentite, ma il fatto di essere connessi con quell'audio, con quel video, con quella lettura, comunque fa in modo che si crei un gancio energetico che gli permette di assimilare da noi dell'energia, l'energia che loro serve per esistere, per sopravvivere nella stralla inferiore. E quindi mi raccomando, fate sempre molta attenzione per verificare il vostro livello energetico. Se vi rendete conto che state disperdendo energia, a quel punto chiudete. Va bene. E adesso invece andiamo a fare il nostro percorso di oggi, che è appunto di connessione con le energie di questa luna piena. È una luna piena particolare e adesso andiamo a connetterci con lei. Quindi facciamo tre bei respiri e questi respiri fanno in modo che nell'inspirazione la lingua sia attaccata al palato.
e nell'espirazione si è in basso. Ok? Ognuno con i suoi tempi. Io mi connetto col mio centro, col mio sé superiore. Mi metto in comunicazione con il mio sé superiore. E ascolto. E ora immagino di essere una pianta particolare e i miei rami e le mie radici si espandono in ogni direzione. E questi rami e queste radici mi permettono di collegarmi a tutto ciò che c'è attorno a me. Creo dei filamenti, dei legami con tutte e con tutti. Creo il collegamento con questa luna piena. È una luna piena che ci porta a connetterci con le energie femminili. Iniziamo a contattare la nostra parte femminile. Sentiamo quello che ci dice. Sentiamo il suono della voce che ci parla. L'armonia, la bellezza, sentiamo queste energie soavi. Fragili e forti. Sentiamo queste ondate di emozione. Sentiamo queste onde che ci avvolgono e poi si ritirano. Onde di emozioni che ci avvolgono e poi si ritirano. E noi percepiamo un grande benessere nell'accoglierle. Rientriamo in contatto con la nostra parte empatica, emotiva. Percepiamo la vita in tutto questo, la gioia, l'amore per tutto, la creatività. L'immaginazione e la capacità di fluire, proprio come l'acqua. Immaginiamo di essere gocce d'acqua che sono sempre unite tra di loro
e riescono ad adattarsi a qualsiasi situazione e si adattano con grande facilità, con grande leggerezza e nel loro modo di essere. È così facile, così semplice, è un gioco. Sentiamo la dolcezza come una carezza. Manteniamo il contatto con queste sensazioni. Con le nostre nuove scoperte. Ci colleghiamo alla luna piena. Ci colleghiamo al centro di Gaia, della nostra madre terra, e ci colleghiamo al centro dell'universo. E vediamo che tutto è uno scambio, tutto è un cambiamento, tutto è evoluzione, tutto è espansione, tutto è creazione, tutto è amore. E sapendo che noi fluiamo nell'amore, che siamo gocce di un mare di amore, di un oceano di amore, abbiamo la totale fiducia. Siamo perfettamente al sicuro. Siamo perfettamente amati. Siamo perfetti. Siamo in connessione con tutto. E sappiamo, sentiamo l'importanza dell'unicità. Siamo tutti collegati e tutti differenti. E quando incontriamo qualcuno, anche qualche animale, anche qualche pianta, guardiamo questo essere come una parte di noi e noi come una parte dell'altro. Siamo tutti scintille della creazione divina. E adesso diamo un abbraccio grande, grande, grande a tutto il mondo. Culliamo il mondo e lo proteggiamo come fa una mamma con il proprio bambino. Lo carezziamo, lo riempiamo di affetto e di amore e lo culliamo. E in ogni istante scegliamo di essere la migliore versione di noi stessi. E adesso strofiniamo le mani, le apriamo, facciamo 3 soffi in mezzo e poi chiudiamo. E adesso vi racconto un po' di cose comunque sulla luna di oggi, in modo tale che poi possiate comunque fare alcune considerazioni.
vostre. Questo è il periodo della metamorfosi. E siamo come farfalle ancora all'interno della crisalide. Da fuori sembra che sia tutto uguale, tutto immutato e che non ci sia il cambiamento, invece dentro di noi sta cambiando tutto velocissimamente. E siamo quasi pronti ad aprire il bozzolo, uscire fuori, lasciare il tempo che le nostre ali si asciughino e si dispiegano e a quel punto volare via come farfalle per incontrare altre farfalle. E per questo è importante comunque che questo periodo sia un periodo di pulizia e di purificazione, e in modo da poter accogliere tutti i nuovi codici di luce che stanno arrivando e che stanno attivando i nostri filamenti del DNA. I filamenti del nostro DNA sono 12. E questi 12 filamenti ci permettono di riscoprire comunque le nostre capacità, le nostre doti divine. Tutto quello che fino adesso è stato considerato DNA spaccatura, in realtà è un DNA che contiene la possibilità di attivare tutta una serie di capacità divine. E quindi per tutto questo è importantissimo che ora ci prendiamo cura di noi stessi, ci prendiamo cura del nostro corpo fisico, ma non solo. Quindi ci prendiamo cura del nostro corpo energetico, di quello mentale, di quello emotivo e via dicendo. Quindi poniamo attenzione a noi, cerchiamo di stare bene. Cerchiamo di nutrire tutti i nostri corpi adeguatamente, nel miglior modo possibile. E nei momenti di difficoltà o di contrasto, respiriamo, poniamo l'attenzione sul respiro, tranquillizziamo il respiro, facendo così si tranquillizza automaticamente anche il battito cardiaco e ripetiamo la frase io sono. Con io sono noi recuperiamo tutto il nostro potere e tutta la nostra capacità di percepire il tutto, il fatto che noi facciamo parte del tutto e siamo esseri divini. E altro aspetto che ci può aiutare in questo periodo è staccarci dalle dipendenze, che possono essere di qualsiasi tipo. Ad esempio, può anche capitare magari di essere dipendente da ascoltare le canalizzazioni, quindi cercare sempre all'esterno le informazioni, le novità, sapere cosa devo fare, cosa non devo fare. Adesso è arrivato il momento di cercare tutta questa serie di informazioni dentro di noi. Viviamo il momento e poi, come nel percorso dell'anima di prima, mettiamoci in contatto con le sacre energie femminili e questo vale per tutti, per uomini e donne. Dentro di noi ognuno ha sia le energie femminili che quelle maschili. Adesso dobbiamo proprio iniziare a metterci in contatto con entrambe queste parti e fare in modo che queste parti siano equilibrate e riescano a collaborare. Non ci deve essere la supremazia di una sull'altra, ma ci deve essere la collaborazione. E nel momento in cui noi riusciamo a portare questa collaborazione dentro di noi, ci renderemo conto che poi verrà creata anche all'esterno. Siamo pronti per creare un mondo completamente nuovo, completamente diverso da ciò che è stato fino adesso, dove ci sarà l'armonia tra tutte e tutti. E anche appunto tra i sessi. E un altro aspetto importante è di guardarci anche allo specchio, di guardare noi stessi e
renderci conto di tutto il percorso, di tutti i cambiamenti che abbiamo fatto fino adesso e soprattutto in questi ultimi anni, in così poco tempo. Abbiamo fatto un cambiamento radicale, abbiamo fatto un percorso notevole, quindi diciamoci grazie, complimentiamoci con noi e questo ci aiuta anche a tenere la fede e la fiducia saldi nei momenti di difficoltà. Nel momento in cui ci rendiamo conto di tutto ciò che siamo riusciti a fare e di tutte le situazioni che abbiamo già sciolto, a quel punto riusciamo a mantenere la fede e la fiducia per proseguire, perché sappiamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e quindi continuiamo così. Poniamo attenzione, mettiamo il fuoco, il nostro focus su ciò che è essenziale, su ciò che è importante. Quando parlavo di pulizia, pulizia vuol dire anche su come noi gestiamo il nostro tempo, dove mettiamo la nostra attenzione e il nostro tempo. Cerchiamo di ricreare comunque il piacere dello scambio con gli altri, dello stare bene in armonia, in allegria, in pace. Colleghiamoci alla fonte e colleghiamoci alle sincronicità. Questo è un aspetto importante che ci può aiutare in tante situazioni. Nel momento in cui noi facciamo attenzione ai messaggi che ci arrivano dall'esterno, possiamo cogliere comunque gli indizi di sincronicità e se iniziamo a seguirle, anche se magari il nostro ego vorrebbe fare qualcosa di diverso, se iniziamo a seguirle a quel punto ci rendiamo conto della semplicità del percorso che si scioglie davanti a noi. E quindi nuovamente è importante collegarsi al nostro potere interiore e al nostro potere creativo. E adesso invece volevo raccontarvi qualcosa della giornata di oggi, scusate che recupero solo l'informazione, collegato al sincronario. La giornata di oggi è la giornata dell'Aquila Blu planetaria e quindi è collegata sicuramente all'Aquila, ma anche all'Aragnatela, e come energia è la forza della visione. Come profumi possiamo usare la lavanda, la pipa indiana, la noce moscata, il centonchio, l'erica, la serenella, il cisto, la rosa, le violette, le viola, il giglio blu. Come pietre, l'ametista, tra l'altro, eccola qua, i cristalli, lapislazzuli, l'acqua marina. Ecco, e adesso vi leggo un attimo questa parte qua. Nel giorno in cui il proposito dell'onda si manifesta, abbiamo la possibilità di vedere quanta strada abbiamo fatto sul cammino di integrazione degli opposti. Vediamo se il senso di unità si è fatto strada in noi e ci ha fatto sentire nuovamente parte del tutto. Vi dico solo che lo sto leggendo anch'io per la prima volta. Vediamo anche se le nostre spinte vitali e polarità si muovono armoniosamente e creativamente nella stessa direzione, facendoci sentire centrati e interamente protesi nella direzione che il nostro cuore sente e che la visione della nostra aquila interiore, il nostro sé, ha chiara davanti agli occhi. L'aquila planetaria ci regala la manifestazione di questa visione, come pure nel corso della giornata scende in picchiata a mostrarci quelle lezioni che abbiamo ancora tempo e modo di imparare per concretizzare compiutamente i nostri progetti. Attingiamo al nostro ascolto, all'umiltà, alla gratitudine per gli specchi che oggi mostrano, chirurgici e precisi come solo l'Aquila sa individuare, i limiti e le debolezze ancora da riconoscere e trasformare,
Se lo facciamo, la manifestazione diventa piena, intensa. Ci regala momenti di contemplazione profusa d'amore e immersa nella gioia più traboccante, perché sentiamo, vediamo e tocchiamo con mano i doni che noi stessi ci facciamo quando onoriamo i nostri sogni e i nostri talenti e quando fondiamo ogni nostra parte nella luce della nostra esistenza. Godiamoci il panorama, insieme ai nostri più cari compagni di volo. Va bene, grazie per essere stati qua e aver fatto il percorso con me e buon tutto.